Possiamo iniziare? Ok. Tanto poi non viene più nessuno, no? A noi dovrebbe venire Nunzio, che sta un po' in ritardo, però Ci arriverà. raggiungerò. Ok. Possiamo aprire i lavori di questa seduta di Consiglio Comunale, così come da convocazione regolarmente trasmessa a tutti i consiglieri comunali, e chiediamo al segretario di procedere all'appello. Riccio Salvatore, Presente. Piccoli Giovannini, Viscusi Valerio, Presente. Iannotta Domenico, Presente. Iannotta Angelina, Pollastro Giovanni, Meccariello Nunzia, Cervo Alfonso, Presente. Buzzo Anna, Izzo Nicola, Iannotta Michele, Augliese Ines, Valentino Carmine, Fusco Giannetta, Lombardi Renato, Vene Nicoletta, Assente. Iannotta Luciano, Assente. E sono entrambi assenti, sia personalmente faranno per venire loro per una comunicazione al comune. io in qualità di loro gruppo, comunico Comunica. Ok. Comunque il quorum c'è. Possiamo iniziare. Ok, abbiamo il numero legale, possiamo procedere. Grazie a tutti per aver accolto l'invito. Diamo inizio ai lavori con il primo punto all'ordine del giorno, ad oggetto approvazione verbale della seduta precedente. Quindi approveremo i verbali della precedente seduta relativa al Consiglio Comunale del 31/3/2021. Se il Consiglio è d'accordo, leggiamo soltanto gli oggetti e poi passiamo alla votazione sulle singole. Facciamo una votazione unica su tutti i punti o solo singolarmente? Su tutti i punti, leggiamo gli oggetti e poi votiamo tutto il punto. Va bene. No, facciamo una votazione unica, poi se qualcuno si Perfetto, offende lì perfetto, perfetto, perfetto. Va bene. specifica la votazione. La prima delibera è la numero 14 del 31/3/2021, ad oggetto approvazione verbale della seduta precedente, che servisce ancora a quell'altra. La numero 15, approvazione del documento unico di programmazione, il famoso DUP, per il periodo 21-23, ai sensi dell'articolo 170,1 decreto legislativo, ai sensi decreto legislativo 267 del 2000. La numero 16, verifica della quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi alla residenza e alle attività produttive terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà o in diritto di superficie anno 2021. La numero 17, ad oggetto regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anno 2021. La numero 18, approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, ai sensi dell'articolo 151 decreto legislativo 267-2000 e articolo 10 decreto legislativo 118-2011. Numero 19, ad oggetto adesione al distretto rurale Terra Sannita, nella forma di consorzio con attività esterna senza scopo di lucro e approvazione del relativo statuto. La numero 20, ad oggetto adesione al distretto agroalimentare di qualità della provincia di Benevento, costituito nella forma di società consortile e responsabilità limitata sotto la denominazione sociale in sigla DAC Sannio, vino, olio e ortofrutto, SCARL e approvazione statuto. Questi sono i punti oggetto della presente seduta, su cui chiedo la votazione. Diamo atto della presenza anche del consigliere Nunzio Meccariello. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Quindi per queste due il nostro voto
Perfetto, la delibera è approvata all'unanimità con la dichiarazione a nome dei due gruppi del consigliere Renato Lombardi, così come annotata dal segretario agli atti. Consideriamo chiuso il primo punto all'ordine del giorno. Passiamo alla messa in discussione del secondo punto, ad oggetto approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000. Parola al sindaco. Allora, questo rendiconto, come voi ben sapete, riferito all'anno 2020, che praticamente ci sono state tre gestioni. C'è stata una parte della gestione della sindacatura Giovanna Piccoli, poi c'è stato il commissario e poi per una parte c'è stata la nostra amministrazione. Volevo fare questo chiarimento giusto così perché è particolare. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 4 in data 11 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2020-2022. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 dell'11 febbraio, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022, redatto secondo lo schema dell'articolo 9 del decreto legislativo 118 del 2011. Preso atto che la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale, il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'articolo 226 del decreto legislativo 267, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista. Gli agenti contabili interni a materia e a denaro hanno reso il conto della propria gestione come previsto dall'articolo 233 del decreto legislativo 267 del 2000. Il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione 181 del 3 maggio 2021. Con deliberazione della Giunta Comunale numero 61 del 26 aprile è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 267. Richiamato l'articolo 227 del decreto legislativo 23 giugno 2011, per i quali prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 aprile dell'anno successivo il rendiconto della gestione, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. Visto l'articolo 3,1 che dispone che il termine della deliberazione del rendiconto è stato spostato al 31 maggio, poi successivamente veramente è stato ancora di più prorogato, però noi abbiamo ritenuto di approvarlo nei termini che erano già stati previsti. Visto lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, redatto secondo lo schema di quello allegato 10 del decreto legislativo 118 del 2011 ed approvato con delibera di giunta comunale numero 66 del 6 maggio, preso atto che al rendiconto della gestione 2020 risultano allegati i seguenti documenti: prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione, elenco analitico delle risorse vincolate del risultato di amministrazione, elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato, prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, prospetto degli accertamenti per titolo, tipologie e categorie, prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati, tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi, tabella dimostrativa degli impegni assunti negli esercizi in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi, prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione, per i soli enti locali prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate alla Regione, per quelle sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, prospetto SIOPE, elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distintamente per esercizio, di provenienza e per capitolo,
elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione, relazione sulla gestione dell'organo esecutivo approvata con deliberazione di giunta comunale del 6 maggio, relazione del collegio dei revisori e poi l'elenco degli indirizzi internet, la tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale, piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, elenco delle spese di rappresentanti sostenuti dagli organi di governo nell'esercizio 2020, attestazione dei tempi medi di pagamento. Verificato che la copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente, vista la relazione sulla gestione approvata dalla Giunta, come dicevo, del 6 maggio 2011, vista la relazione dell'organo di revisione, la quale contiene l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché considerazioni e valutazioni relative all'efficienza e alla produttività ed economicità della gestione, rilevato che il conto del bilancio nell'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari ad euro 922.981. Rilevato che, come illustrato dalla circolare MEF, gli enti locali sono tenuti a partire dall'esercizio 2019 a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal decreto legislativo 108 del 2011, considerato che per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo ogni ente deve calcolare il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo. Verificato dunque che sulla base dei dati relativi alla contabilità finanziaria, come risulta dal prospetto di verifica, il conto del bilancio dell'esercizio 2020 risulta un risultato di competenza pari a euro 572.850,14. Viene verificato il rispetto dell'equilibrio di bilancio, considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 dell'11 febbraio 2021 è stato approvato il piano di disavanzo ordinario derivante dal rendiconto 2019 da ripianarsi, ponendo a carico del bilancio 2020-2022 il ripiano per l'anno 2020 di 275.000 euro dispari, anno 2021 la stessa somma e così nel 2022. Quindi noi in questo bilancio praticamente già abbiamo ammortizzato il disavanzo, parte del disavanzo che ci veniva dal bilancio 2019 per 275.000 euro circa. Rilevate altresì che il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di euro 875.270,63. Lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di 49.335.569 e un fondo di dotazione di 9.090.000, così suddiviso: riserve del risultato economico 6.522.33, riserve da capitale 4.656.022, riserve da permesso di costruire 395.396, riserva imponibili per beni demaniali e patrimoniali, beni culturali 27.395.957 euro, altre riserve disponibili 0, risultato economico di esercizio, come dicevo prima, 875.270, fonte di dotazione 9 milioni. Quindi, visto il decreto ministeriale dei quali sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale, in base ai quali questo ente risulta non deficitario, si chiede di deliberare, di approvare, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267, il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema allegato 10, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale corredata da tutti i documenti in premessa, di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione, come dicevo, di 922.981,95, di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a euro 875.270, lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto, come dicevo prima, di 49 milioni circa, e riserve 6.522, riserve da capitale 4.656.000, riserve disponibili 27.395.957. Di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio,
di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del decreto ministeriale del MEF del 28 dicembre, risulta non deficitario, di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria, come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri, il conto del bilancio 2020, un risultato di competenza di euro 572.850, quindi non negativo, nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio, di dare atto infine che entro 10 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 16,26 del decreto legge 13 agosto 2011, convertito, va bene, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute devono essere inviate agli organi di governo nell'esercizio, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente, di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata e di trasmettere i dati del rendiconto della gestione alla banca dati della pubblica amministrazione BDAP. Infine poi si chiede anche di deliberare l'immediata eseguibilità della delibera. Okay. Possiamo iniziare. Grazie Sindaco, credo che dalla lettura della proposta del Sindaco si evidenzia un andamento positivo di risanamento che credo che possa far ben sperare il futuro di questa nostra comunità. Allora penso se ci sono interventi, se no passiamo. Prego, Vice Sindaco Piccoli. Grazie Presidente. Tolgo la mascherina, tanto siamo abbastanza. Il mio sarà un breve intervento che sento la necessità di dover fare, anche perché, e ringrazio il Sindaco Riccio che ha specificato, insomma, che questo rendiconto in parte è anche frutto di questa, di una politica economico-finanziaria che l'ente ha portato avanti anche durante la mia sindacatura, la mia breve sindacatura. Il rendiconto sappiamo tutti che è uno strumento con cui si dà conto alla città di come vengono impiegati, come sono stati impiegati le risorse economico-finanziarie dell'ente, di come sono stati impiegati quindi i soldi dei pubblici, quelli della città. E ritengo che questo rendiconto sia costituisca uno spartiacque importantissimo nella politica finanziaria, nella gestione delle risorse economiche finanziarie di questo ente. E devo dire, senza voler essere polemica, però vorrei anche avere l'opportunità, insomma, di chiarirlo, che magari il non metodo che diventa metodo si è rivelato più efficace e più sano del presunto metodo. La cosa veramente ci inorgoglisce tutti, inorgoglisce in parte me, perché dopo una dichiarazione di dissesto del febbraio 2019, un rendiconto 2019 che presentava, come tutti sappiamo, un disavanzo di circa 900.000 euro, riuscire in un solo anno a recuperare i circa 300.000 euro, che sono la quota parte di copertura del disavanzo del rendiconto 2019, e chiudere un rendiconto con un avanzo di una piccola ma significativa somma di 943 euro, che è simbolo superbo di una nuova era per questa città, è qualcosa che ci ripaga dei tantissimi sacrifici in termini di impegno e in termini di oculatezza e attenzione per il bene comune. Senza i vincoli e gli accantonamenti di legge, l'avanzo è quasi di 1 milione di euro. Il fondo cassa è di 5.598.000 euro. Zero, è preciso, zero le anticipazioni di tesoreria non restituita, cosa unica e rara. E di questo dico personalmente, e poi a nome di tutta la maggioranza, grazie a tutti quelli che hanno lavorato e si sono impegnati per l'ottenimento di questo risultato. Ringrazio la mia maggioranza per avermi concesso la possibilità oggi di vedere realizzata una delle mie aspettative che purtroppo la mia ex maggioranza non aveva condiviso. Il 2020 è stato un anno difficile, il Covid ha messo
in difficoltà le attività economiche, le famiglie e anche chiaramente l'economia di questo Paese. E poi le vicende amministrative successive, anzi concomitanti con il contagio, con il problema Covid, avevano messo a dura prova la stabilità, potevano mettere a dura prova la stabilità economica dell'ente, ma questo non è successo. Io ho avuto l'onore di essere il sindaco di questo paese nell'anno 2019-2020 e avevo l'ambizione, e credevo che fosse condivisa, di dare un'impronta diversa alla gestione della cosa pubblica. Ho iniziato da sindaco e oggi sono qua, parte di una nuova squadra, e mi onoro di esserla, un nuovo gruppo che aveva ed ha a cuore questa città, come e più di me, evidentemente, e sta sacrificando le proprie legittime ambizioni personali per ricostruire un equilibrio che sembrava compromesso. Il nostro sindaco, che oggi ha presentato a questo Consiglio i risultati di questo rendiconto 2020, che gli appartengono, che ci appartengono, è l'espressione più significativa di questa volontà e di questo cambiamento di indirizzo politico-amministrativo. Permettetemi di ringraziare la struttura tecnica e in modo particolare il dottore Vincenzo Maisto, colgo l'occasione di farlo, non ho potuto farlo in altre circostanze, non è stato possibile, viste le preclusioni che ci impedivano di essere insieme, che ha affiancato me fino a maggio 2020, dall'ottobre 2019 fino a maggio 2020 nella gestione, nella responsabilità dell'area finanziaria, e poi ha affiancato l'amministrazione Riccio negli altri mesi fino a qualche tempo fa, sempre condividendo con noi nell'ottica di un'attenzione al risanamento delle finanze. Ci ha aiutato a sopportare e a dare senso alle nostre rinunce, perché ne abbiamo fatte e ne stiamo facendo, e alla rinuncia di ogni cittadino che è parte di questo successo. Parte di questo successo sono anche i dipendenti comunali, ai quali chiediamo ogni giorno sempre maggiore impegno. Sono ormai pochissimi, lo sappiamo, il lavoro è sempre maggiore e quindi chiediamo sacrifici maggiori in termini di, come dire, in termini di impegno sul campo, e li ringraziamo. Se siamo arrivati a questo, il risultato è anche perché hanno accettato la sfida di essere parte di un nuovo processo amministrativo, di nuove regole e di nuovi obiettivi. Ai cittadini tutti noi dobbiamo il sostegno e chiediamo la pazienza di sapere aspettare altri risultati che vedranno la luce in un prossimo futuro e per i quali ci stiamo impegnando e stiamo lavorando tutti i giorni. Abbiamo rinunciato e rinunceremo alla popolarità che ti può dare la spesa facile, ma non intendiamo far pagare a tutti le nostre vanità personali. Non cerchiamo il consenso a qualsiasi costo. I costi sono già stati alti per questa comunità. Porteremo a casa il risultato per il quale ci siamo impegnati e ci stiamo impegnando, quello di proteggere il Paese, la nostra casa comune, e di guidarlo con serietà, accortezza, disciplina e soprattutto rigore. Tutto questo è già nel rendiconto 2020, che sono certa oggi, con responsabilità e con soddisfazione, questo Consiglio approverà. Grazie. Ringraziamo l'assessore Piccoli. Se non ci sono interventi, possiamo procedere alla votazione del punto inerente approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo 267/2000. Chi è favorevole? Non ho capito. Prego. Fallo prima però. Una chiesta però. Una chiesta. Prego.
posso dare dopo lo straccio, perché una parte è scritta, ma l'intervento del vice sindaco la modificherà un pochino quella che è la mia dichiarazione. Giustamente, pure perché sentire tante bugie. Allora, sinceramente avrei voluto fare una dichiarazione tecnica, schietta, pragmatica, ma non mi è possibile perché il metodo non metodo è sempre un non metodo. Noi stiamo qui per tutelare il bene comune, e il bene comune significa prendersi delle responsabilità, a prescindere. I ragionieri, i commissari sono un'altra cosa, noi siamo amministratori e gli amministratori si prendono le responsabilità, a prescindere da quelli che sono anche i conti. Perché quando una cosa va fatta giustamente nei limiti della legge. Ma nascondersi dietro a un non metodo per non assumersi le responsabilità, questo non l'abbiamo consentito, e per questa lei è stata sfiduciata e non lo consentiremo mai a nessuno. Questo buonismo deve finire, perché ci stanno responsabilità gravi da parte di chi è stato sfiduciato, no? Non solo da chi ha sfiduciato. E non voglio ritornare, ne ritorneremo, perché secondo me la cosa va chiarita bene ai cittadini che sono stati ingannati da lei. Ma ritornando al bilancio, ritornando a quella che è la struttura, innanzitutto anche io voglio salutare il dottore Maisso per tutto il lavoro che ha fatto e per tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare anche grazie al non metodo di chi lo ha guidato per una parte del suo percorso. E innanzitutto voglio fare gli auguri di buon lavoro alla nuova responsabile, a Filomena Iannucci, auguri di buon lavoro affinché il suo operato possa veramente dare stabilità per la prima volta dopo tanti decenni a un'area che ha visto passare tanti responsabili, perché uno dei problemi di questo comune è stata la mancanza di un funzionario, di un dirigente che potesse guidare in maniera stabile quel settore. Finalmente questo è avvenuto, speriamo nella sua e confidiamo nella sua professionalità, che già abbiamo avuto modo di apprezzare, in maniera che questo ente finalmente trovi una stabilità nella gestione economica finanziaria sulla parte tecnica, che è una cosa. Poi la gestione economica finanziaria sulla parte politica è un'altra, perché i politici devono assumersi le loro responsabilità per l'interesse del bene comune e non solo, e dei cittadini, e non solo dei conti, perché i conti giustamente vanno tenuti, giustamente, io non dico che non vanno, giustamente vanno tenuti sotto controllo, ma allo stesso tempo va tenuta sotto controllo l'intera città di Sant'Agata dei Goti, l'intera popolazione, affinché la popolazione non subisca in maniera esagerata, in maniera grave, quelli che sono i sacrifici che gli state imponendo. Questo è il nostro pensiero, può essere condiviso o non, voi avete fatto una scelta diversa. Noi non siamo contro la scelta di mettere a posto i conti, anzi siamo favorevolmente e ci siamo sempre spesi. Vedi piano di riequilibrio e vedi anche la dichiarazione di dissesto, che è una dichiarazione di responsabilità, non è assolutamente una cosa facile dichiarare, e per noi che l'abbiamo votato sicuramente non è stata una cosa semplice o facile, ma è stata un'assunzione di responsabilità per mettere finalmente fine a un periodo economico-finanziario che andava male, a prescindere da una serie di responsabilità, perché attribuire a solo una parte politica la responsabilità o solo un soggetto, a solo dei soggetti, è sbagliata. La responsabilità va attribuita a tutti quelli che l'hanno avuta, e non solo, è facile avere un capo espiatorio, e gli altri dove stavano? E noi altri dove stavamo? È facile nascondersi dietro il dito dopo tempo, bisogna assumersi le responsabilità, cose che qualcuno in quest'aula non ha mai voluto fare. Quindi ciò detto, in riferimento al bilancio, noi non possiamo, al rendiconto, al punto all'ordine del giorno, noi, rendiconto di gestione, come noi più volte abbiamo già detto, scritto e denunciato, non possiamo
quindi votare in modo favorevole questo rendiconto, perché è ancora pendente un ricorso al Consiglio di Stato che potrebbe ab origine annullare tutto quello che è stato. Anche per questo motivo noi, che questa era la dichiarazione che volevo fare prima dell'intervento della vice sindaco, non possiamo votare favorevolmente, quindi votiamo contrario sul punto iscritto all'ordine del giorno. Ringraziamo il consigliere Lombardi per questo intervento. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altre dichiarazioni, diamo la parola. C'è la dichiarazione di voto anche tua? No, è solo la tua. Sì. Parola al sindaco. Sì, no, replico io. E faccio la dichiarazione di voto allora. Allora, a nome della maggioranza. No, la faccio io. Allora, vabbè, però la dichiarazione di voto vuol dire. Allora, volevo un attimo precisare alcune cose. L'intervento del. Io sono pienamente d'accordo sull'intervento che ha fatto la vice sindaco, anche perché è stata concordata insieme. E voglio chiarire una sola cosa. Noi siamo attenti ai conti, come una buon padre di famiglia e come una buona amministrazione deve fare. Però sicuramente non stiamo trascurando i cittadini. Tutti i servizi sono assicurati e nulla è stato posto a carico dei cittadini, situazioni che noi non abbiamo verificato. Stiamo cercando di sistemare i conti, come abbiamo fatto praticamente con la Tari, perché abbiamo verificato, cioè veramente l'ha fatto l'OSL, però diciamo noi condividiamo il fatto che vengano recuperate le risorse, però sicuramente noi attenti ai conti e andiamo avanti con diciamo rigore e con responsabilità. Quindi sicuramente, come dicevo, non stiamo trascurando i cittadini. Quindi per questo io confido che questo rendiconto, così come è stato elaborato e come è stato chiuso, è positivo per la città e chiedo un voto favorevole a questa cosa. Bene, ringraziamo il sindaco, consideriamo chiusa la discussione e mettiamo in votazione il punto numero 2 ad oggetto approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 227 decreto legislativo 267/2000. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Il punto viene approvato a maggioranza e con esso consideriamo chiusa la discussione sul punto, passando alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, ad oggetto nuovo piano industriale per la raccolta differenziata dei rifiuti. Un attimo, immediata eseguibilità. Ah sì, ha ragione, chiedo scusa segretario. Prima, mettiamo in votazione la immediata esecutività del punto numero 2 per quanto riguarda il rendiconto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Il punto, anche la immediata esecutività, è approvata a maggioranza. Passiamo al punto successivo, ad oggetto nuovo piano industriale per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'igiene urbana e sua conseguente approvazione. Prima. Prima di passare la parola al sindaco, comunica che in aula c'è anche la presenza su questo punto dell'ingegnere Francesco Lanti, che è stato il redattore del progetto e che ringraziamo per la presenza e per la sua disponibilità. Ovviamente è disponibile in caso di richiesta di qualsivoglia chiarimento sul progetto. La parola al sindaco. No, io vorrei veramente chiedere il supporto dell'ingegnere per farci illustrare quali sono i punti salienti del progetto, in modo tale che anche tutto il Consiglio Comunale prenda atto di questo progetto che è stato predisposto, in modo anche tecnico. Benissimo. Prego.
Prego, ingegnere Landi. Si sente? Un saluto a tutti. Questo piano industriale ha avuto un iter abbastanza lungo, anche perché abbiamo avuto comunque il problema del Covid. Posso passare? Il problema del Covid che diciamo, ci ha un po' fatto perdere un po' di tempo. Comunque questo piano è diciamo, un piano abbastanza complesso, nel senso che è partito prima da uno studio del territorio in modo molto dettagliato, successivamente da uno studio dell'attuale sistema, dallo studio degli attuali risultati in termini di raccolta differenziata, per raggiungere poi ad una proposta di piano che sostanzialmente, come già funziona il sistema attualmente, è un piano che si basa sulla separazione del secco dall'umido, quindi comunque con una raccolta differenziata sostanzialmente domiciliare, dove il principio fondamentale è quello della separazione dell'organico dal secco e poi conseguentemente tutta la valorizzazione delle altre frazioni di rifiuto differenziato, quindi un piano molto spinto. Il sistema ha delle variazioni rispetto al sistema precedente, in quanto con questo piano andrà in funzione l'isola ecologica comunale e quindi c'è anche all'interno del piano la gestione dell'isola ecologica comunale. Un'altra nota positiva diciamo, di questo piano è che si punta molto sul compostaggio domestico, però è stato previsto un servizio di controllo del compostaggio domestico, quindi non compostaggio domestico lasciato a se stesso, nel senso consegna della compostiera e poi senza avere dei report annuali, ma un compostaggio domestico dove c'è bisogno almeno di un paio di report annuali che deve fare il soggetto gestore insieme a una nuova figura che è stata introdotta nel quadro economico, che è il direttore dell'esecuzione del contratto, e di modo che bisogna attestare a fine anno la reale utilizzazione della compostiera e anche stimare i quantitativi di frazione organica che diciamo, sono stati trattati direttamente dall'utente, perché poi vanno aggiunti alla frazione organica che viene conferita all'impianto. Quindi diciamo, questo è un sistema diverso di gestione che punta a reale produzione di compostaggio domestico. È stato tenuto conto anche, cioè sono stati aggiunti anche dei servizi aggiuntivi, in particolare la cura del verde di alcune aree più importanti del territorio comunale e anche la cura del verde all'interno dei tre cimiteri che ci sono a Sant'Agata dei Goti. Il sistema è diviso a seconda delle utenze, quindi abbiamo le utenze domestiche e le utenze non domestiche. In questo piano le utenze non solo sono state individuate partendo dal ruolo TARI, ma siamo riusciti anche a posizionarle con un sistema GIS, a posizionarle sul territorio. Quindi questo ci ha consentito anche di andare ad individuare le aree del territorio in base al numero di utenze, divise per utenze domestiche e non domestiche, e a progettare il sistema sia in termini di risorse di personale che in termini di risorse di mezzi necessari. Questo sistema prevede che i costi di conferimento per quanto riguarda l'indifferenziata e l'organico sono a carico dell'ente, mentre non sono a carico dell'ente, ma praticamente sono completamente gratuiti, i costi per quanto riguarda le frazioni differenziate, quelle diciamo, del circuito CONAI, quindi il vetro, il carta e cartone, il multimateriale, quindi plastica e materiale ferroso, e anche il legno, il rilegno, perché queste vengono, il sistema prevede che le convenzioni vengano date direttamente al gestore. Noi abbiamo fatto delle simulazioni, cioè questa dal punto di vista economico è la situazione migliore per il comune di Sant'Agata, perché gestirla in proprio avrebbe comportato un maggior costo e non anche nei confronti delle entrate dei consorzi stessi. Altro discorso importante è quello della gestione dei RAE. Avendo adesso l'isola ecologica,
Quindi l'isola ecologica, il soggetto gestore deve aderire al centro di coordinamento RAE e quindi ci sono queste 5 frazioni di rifiuti che vengono classificati come RAE, che sono il freddo, che sarebbe frigoriferi e condizionatori, beni durevoli con presenza di gas ancora all'interno. Poi abbiamo un'altra categoria che è quella per quanto riguarda le lavastoviglie e lavatrici in realtà, poi abbiamo le lampade, poi abbiamo anche i piccoli elettrodomestici. Quindi abbiamo 5 categorie di RAE e anche in questo caso il conferimento non sarà più a carico del Comune di Sant'Agata, ma è un conferimento che verrà fatto in modo gratuito tramite il centro di coordinamento RAE, che sostanzialmente funziona come il CONAI. Cioè, come fu realizzato il sistema CONAI per gli imballaggi, è stato realizzato il sistema centro di coordinamento RAE, CDR RAE, per quanto riguarda questi beni durevoli. È previsto anche la raccolta di pannolini e pannoloni, è prevista anche la raccolta presso alcune utenze particolari dei farmaci scaduti, quindi presso le farmacie, e anche di pile presso i centri, le rivendite di tabacchi o di cartolerie, dove si comprano le pile. Questo per quanto riguarda la parte dei rifiuti. Poi parallelamente è stata studiata tutta la parte che riguarda l'igiene urbana, quindi il territorio è stato diviso in zone, si è dato molto rilievo al capoluogo con un servizio 7 su 7, cioè anche domenicale, al centro di Sant'Agata, anche perché abbiamo rispettato pure la vocazione turistica che ha il territorio del centro storico, e quindi ci sono anche presenze di persone che vengono di domenica, e quindi bisogna dare un'immagine del paese molto più pulita durante questo periodo. E poi è stato anche previsto lo spazzamento, in questo caso è stato previsto spazzamento per tutte le aree, le varie frazioni del territorio. Importante poi, è allegata al piano, è il disciplinare. Nel disciplinare già è stata prevista una griglia di criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa per la gara. È stata prevista una griglia di criteri, però, che deve essere ancora definita con il RUP. In questi criteri noi che cosa abbiamo concordato con il RUP? Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo previsto che chi partecipa deve offrire un numero maggiore di ore di apertura del centro di raccolta comunale, deve partecipare avendo preferibilmente tutti i mezzi nuovi e comunque mezzi non al di sotto delle categorie Euro 6, per evitare che i mezzi di raccolta rifiuti durante il loro esercizio aumentano l'inquinamento sul territorio comunale. Poi è stato previsto un progetto specifico che devono presentare per quanto riguarda il discorso del compostaggio domestico. Poi è stata prevista una campagna di sensibilizzazione molto spinta per l'implementazione di questo nuovo sistema e per il mantenimento del sistema, perché il discorso mantenimento del sistema è importante, perché a volte campagne di sensibilizzazione molto massicce fatte all'inizio e poi nessun mantenimento, poi nel corso degli anni si perde la sensibilità del cittadino e quindi diminuisce la qualità del rifiuto prodotto e a volte anche la quantità del rifiuto prodotto. Sant'Agata è un comune che comunque ha percentuali abbastanza alte, il piano è stato tarato sul 75%, ma noi speriamo che con l'utilizzo dell'isola ecologica e con il sistema maggiormente studiato nel dettaglio sul territorio si possa anche raggiungere percentuali più alte. Questo poi comporterebbe una diminuzione dei costi di conferimento presso gli impianti di trattamento dei rifiuti, in particolare delle indifferenziate, e quindi anche una diminuzione di costi da parte dell'ente. Purtroppo voi in questo momento avete una grossa difficoltà a livello provinciale per conferire la frazione indifferenziata, perché l'impianto di Casalduni non è in funzione, e quindi aumentare la percentuale di raccolta differenziata è importante, come è importante il compostaggio domestico, perché più togliamo organico dal conferimento e lo riutilizziamo come compost nei nostri orti, nell'agricoltura,
meno spendiamo per conferire l'organico, perché questo, diciamo, è un altro problema, ma è un problema, diciamo, di tutta la regione Campania, non del comune di Sant'Agata. Se avete qualche domanda specifica. No, per me c'è l'illustrazione fatta dall'ingegnere, può essere esaustiva ai fini dell'apertura di una discussione, eventualmente degli interventi. Certamente sì. Prego, chi interviene? Per noi. No, guarda, l'indirizzo è politico e tecnico, perché nel momento in cui l'indirizzo è stato dato è un indirizzo politico che è stato espresso dalla relazione tecnica, però pare che i chiarimenti su dove deve andare praticamente l'ente per la gestione è stato ben esplicitato dall'ingegnere, con la differenziazione, con l'isola ecologica, con il discorso di aumentare sempre di più il differenziato, quello lì, l'umido, tutte queste cose sono chiaramente nel nostro progetto. Quello è l'indirizzo politico che poi è esplicitato dal punto di vista tecnico. Prego. Innanzitutto ringraziamo l'ingegnere per la presenza qui. L'abbasso, vero? Posso? Perché sennò... ringraziamo l'ingegnere per la presenza qui e per averci delucidato su alcuni aspetti, diciamo, tecnici riguardanti questo nuovo piano industriale per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'igiene urbana. Naturalmente, quindi la ringraziamo, diciamo, per gli aspetti tecnici sicuramente come sempre approfonditi e coerenti normativamente, ma il tema è altro, perché, diciamo, lei muove le scelte tecniche non solo per coerenza normativa ma anche per indirizzi amministrativi politici. Ebbene, su questo punto all'ordine del giorno noi avremmo voluto dare un contributo, probabilmente ci sarebbe piaciuto molto dare un notevole contributo e avremmo voluto essere coinvolti fattivamente. Invece non abbiamo avuto opportunità, luoghi e momenti di un approfondimento serio, anche, diciamo, ascoltando la parte tecnica estensore del documento, non in questa sede, ovvio, a monte. E quindi, diciamo, per quanto riguarda questo piano, anticipo già che da parte dei due gruppi sarà un voto di astensione motivata, perché il più delle volte abbiamo avuto modo cogliere dei segnali anche da parte, diciamo, anche in funzione di alcune dichiarazioni, che c'è una volontà di far passare punti come questo del nuovo piano industriale per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'igiene urbana come punti squisitamente di natura tecnica, semplicemente come adempimenti tecnici. Ma dietro ad ogni argomento, ad ogni scelta, diciamo, ad ogni programma, ad ogni regolamento, c'è una volontà, una strategia o linea politica della quale bisogna assumersi le responsabilità, o meglio, permettetemi, dovete imparare ad assumervi le responsabilità, perché questo piano industriale, vice sindaco, vorrei parlare, sento un mormorio, quindi no, ci la... Non voglio fare la professoressa, lo sono. Allora, questo piano industriale, se mi fa parlare, Presidente, posso parlare? Questo piano industriale per la raccolta differenziata è un argomento importante al fine di procedere con i futuri adempimenti sia tecnici ma anche di gestione di servizio. Vorremmo capire qual è la strategia rispetto ad un decennio
vice sindaco, che ci ha visto protagonisti in una inversione sostanziale di tendenza che forse molti hanno dimenticato, ma il patrimonio valoriale, i risultati conseguiti nei 10 anni passati hanno visto Sant'Agata dei Coti primeggiare tra i comuni con un numero di abitanti superiore ai 5.000 e inferiore a 15.000, primeggiare per la raccolta differenziata. Non ce lo dimentichiamo. Questo risultato è il frutto di scelte politiche coraggiose a volte, non semplicemente di adempimenti di natura tecnica, adempimenti di natura tecnica che devono avere una linea ben precisa, una strategia ben chiara. Vorremmo capire qual è la volontà dell'amministrazione rispetto alla strategia di pianificazione 21-27 nella gestione dei rifiuti. Vorremmo sapere se rispetto al ciclo industriale nell'ambito territoriale ottimale lato dei rifiuti della provincia di Benevento, vorremmo capire in che contesto ci stiamo mettendo, vorremmo capire se nei subabiti distrettuali, così come previsti dalla legge regionale di riferimento, vi è la volontà da parte dell'amministrazione di aggregare e in che direzione aggregarsi. Qual è il contributo in termini di impiantistica industriale? Noi non possiamo prevedere in modo autonomo la gestione dei rifiuti in un contesto più ampio di area vasta. Non si può applicare un ragionamento campanilistico e di territorio locale. Dobbiamo avere una visione più ampia. Noi ci auguriamo, rispetto a questo piano, che vi siano i presupposti e le condizioni anche, diciamo, innanzitutto rispetto a qualche scelta che è stata fatta qualche mese fa, a novembre scorso, rispetto a scelte che possono essere state, diciamo, fatte non in una visione anche rispetto al piano che si vuole attuare. Scelte, diciamo, che probabilmente sono state sbagliate e sono diventate deleterie. Mi riferisco a quella legata per esplicitare meglio, perché ai regolamenti approvati nel novembre 2020 da questa amministrazione, che hanno modificato sostanzialmente quelle che erano a condizioni di pareggio finanziario, le scelte discrezionali per le agevolazioni rispetto alle fasce più deboli, rispetto a questo nuovo piano industriale, vogliamo capire anche questo, sto dicendo, quindi se vi siano condizioni rispetto a questo nuovo piano industriale, condizioni e margini di poter rimettere mano a quei regolamenti in modo tale da almeno in parte sanare quel torto, tra virgolette, che le fasce meno ambienti, le fasce deboli, e caro Presidente, si ricorda anche i coltivatori diretti, hanno subito con quel regolamento. Insomma, non è mai tardi per ravvedersi, quindi valutiamolo anche in questo nuovo piano, queste possibilità. Quindi ci si può, diciamo, organizzare in modo... Aspetta, mo ci arriviamo alle commissioni, perché il punto è che è ovvio che bisogna trovare delle soluzioni, che, diciamo, anche per tutti i cittadini, soluzioni senza compromettere naturalmente né il servizio e né i risultati però fin qui ottenuti con sacrificio, che sono state fatte per scelte, diciamo, lungimiranti, ma innanzitutto, diciamo, per la volontà e l'attenzione di tutti i nostri cittadini. C'è un'altra cosa che desidero aggiungere. Alle prossime bollette, diciamo, alle prossime notifiche delle bollette Tari, e stendiamo un velo pietoso sulle attività messe in campo di riscossione di quella che è l'elusione dei tributi locali, perché, attenzione, differenziamo elusione da evasione, cioè non sono qui a fare la processa come dice il vice sindaco, però quando ci si riempie la bocca nel dire che si sta attuando una politica di lotta ai furbetti e quindi si sta applicando una lotta all'evasione, ebbene noi vorremmo anche conoscere quali, e lo faremo al rendiconto, rispetto a tutti gli accertamenti fatti che riteniamo essere tutti quelli per quelli che hanno fatto elusione, ovvero già censiti nelle banche tributarie comunali, ma che hanno eluso il pagamento parzialmente o totalmente. E quindi ci chiediamo qual è stato effettivamente il recupero dell'evasione vera, che ancora non credo che sia argomento all'ordine del giorno oggi, è completamente fuori luogo questa cosa. Non è fuori luogo, non vede di che stiamo parlando, voglio dire, il piano industriale è un'altra cosa. Poi dopo eventualmente c'è la gestione. Ci sono tutti gli aspetti legati
E vabbè, se vogliamo fare il comizio come al solito, quindi, siete abituati a fare, no, facciamo io il comizio. Dire, rispetto al principio, pagare tutti per pagare meno, è ovvio, ci riconosciamo tutti in questo principio, indistintamente, tutti. Mi pare che è stato fatto in questi anni così, perché è stato permesso un'evasione enorme. Sulla stessa linea, vorremmo però capire qual è la prospettiva e l'orizzonte che volete segnare. Ne avete ruolo, ne avete responsabilità, il popolo sovrano vi ha dato questo mandato, quindi non potete dire, diciamo che è una questione solo tecnica, ma è questa una questione, diciamo, allora, anche politica. Per cui, viste queste motivazioni, anticipo già che il voto sarà di astensione. Per rispondere alla consigliera Buzzo, che diceva ci sono le commissioni, indubbiamente è vero questo. Infatti noi abbiamo ottenuto un bel risultato, quello di far convocare le commissioni, ma è anche vero che il giorno dopo c'era già la capigruppo e quindi non ci sarebbe stato il tempo, è poco il lasso di tempo per poterne discutere con i punti all'ordine del giorno già decisi. C'è bisogno, diciamo, di lavorare su questi regolamenti, non il giorno prima di fare la capogruppo discutiamo dei regolamenti, c'è bisogno di tempo, di approfondimenti, con la parte tecnica si poteva approfondire anche prima. Grazie alla... un attimo solo. Ringraziamo il consigliere capogruppo dei Goti, diamo la parola a chi la chiede. Consigliere Buzzo, prego. Non c'è problema. No, vai. Allora, in effetti noi abbiamo convocato le commissioni proprio per discutere, perché la commissione serve per discutere sui regolamenti, sulle proposte, soprattutto su questo piano dove avevate la possibilità di venire e discutere. Potevamo modificare, potevamo fare tanto. Di conseguenza servono apposta per discutere sulle cose, per dare la possibilità anche a voi dell'opposizione di discutere e di proporre altre cose. Voi non vi siete presentati a questa commissione, non è venuto nessuno dei componenti dell'opposizione alla commissione, di conseguenza non vedo il perché vi comportiate in questo modo adesso. Semplicemente questo. Prego, un attimo solo. Il piano industriale, torniamo all'oggetto della discussione. Il piano industriale. Apprezzo molto la disponibilità che ha dato la capogruppo De Goti a partecipare iniziativamente a delle scelte politiche che poi si traducono in strumenti, perché ovviamente lei fa la differenza tra quello che è il piano politico da quello che è poi il piano tecnico, ma il piano politico poi ha influenze sul piano tecnico, quindi e viceversa, perché poi quando ci troviamo di fronte a determinate condizioni economiche la politica può scegliere solo di non fare maggiori danni. Però comunque ognuno si prende le proprie responsabilità, mi dicono a prescindere, e questo veramente mi imbarazza a dir poco, perché a prescindere da cosa? Come vogliamo pensare di prenderci delle responsabilità a prescindere da cosa? Senza tener conto di quelle che sono le esigenze economico-finanziarie di un ente, pensiamo di poter far fronte alle necessità della città. Questa è solo irresponsabilità, non è responsabilità. Ritornando al piano industriale. Il piano industriale, con l'ingegnere che lo ha illustrato, è partito nel 2019-2020. Allora l'odierna capogruppo dei Goti era presente in quella maggioranza. Sono stati fatti tavoli tematici ad hoc sul comune con tutta la maggioranza. È stata data un'indicazione su come si doveva andare, su quale direzione dovesse avere questo piano industriale che oggi è portato all'attenzione di questo Consiglio. Questa attuale maggioranza ha preso atto di questo piano industriale che ha ritenuto, come dire, consono al territorio, ha ritenuto
buono per, nella valutazione complessiva dei costi e delle offerte di servizio. Ha addirittura chiesto durante una riunione con l'attuale maggioranza una possibilità di intervenire, di ridurre maggiormente i costi di questo piano industriale, che sono stati ridotti di circa 100.000 euro. E questo l'ingegnere lo può dire, ha lavorato alla sistemazione per poter permettere un piano industriale inferiore a quelle somme che erano state già determinate nel 2020. Un piano industriale che è in parte, in quota parte, una buona quota parte, espressione della precedente maggioranza. E oggi mi vengono qui a parlare della loro collaborazione, della loro volontà di collaborare, a fare che poi si riempiono la bocca di ambiti, subambiti, ato, che cosa volete fare, che cosa non volete fare. Questo è un aspetto che tratteremo quando si presenteranno, quando l'ato partirà, quando partiranno i subambiti. Sappiamo di cosa si sta parlando, non pensate di confonderci, perché noi sappiamo perfettamente di cosa si sta parlando. Le responsabilità ve le dovete assumere voi, perché questo piano industriale è anche il vostro frutto. Grazie. Volevo aggiungere, prego. Se fa l'intervento, poi io voglio la replica. Se fa la dichiarazione di voto, basta. Ma se fa l'intervento, permettetemi, Presidente, c'è bisogno di replica. Vice sindaco, faccio l'intervento e dopo faccio pure la replica, se lei vuole fare la replica. Non si preoccupi. Se lei avesse utilizzato il 10% di questa foga quando era sindaco, forse era ancora sindaco. Signore e signore. Si sono visti i risultati. Abbandonati da tutto e da tutti. Allora, veniamo sul piano industriale. Vabbè, responsabilità vostra. Noi ci siamo differenziati da voi. Allora, quindi, signor Presidente, se mi consente, poi posso? Grazie. Allora, ritornando alla discussione sul piano industriale. Mi fa piacere conoscere che questo piano industriale di fatto è fatto da noi, dalla vecchia maggioranza. L'abbiamo appresa in aula, ci fa piacere, va benissimo. Allora, quindi noi ce l'ha comunicato il vice sindaco. Allora, senza fare polemica, e non lo dico più, questione commissione, ma veramente senza fare polemica, consigliere Buzzo, o vicepresidente Izzo. Allora, la questione è semplice. Allora, noi abbiamo mandato una comunicazione e non potevamo essere presenti, perché purtroppo quel pomeriggio eravamo tutti impegnati. Quindi non è che abbiamo voluto non... Aspetta, allora, non abbiamo voluto... Allora, non è che non abbiamo voluto partecipare così a prescindere. Abbiamo chiesto, quindi, con estrema cortesia, la prossima volta, se possibile, e l'ho chiesto in commissione, l'ho chiesto anche il Presidente per la Capigruppo, se possibile, avere non 20 ore di preavviso per le convocazioni, ma qualche momento in più. Questo è quello che abbiamo chiesto, in maniera educata, precisa e tranquilla. Non è che ci dovete fare la lezioncina su come funzionano le commissioni, per l'amor di Dio, abbiamo chilometri di strada percorsi fino a questo tempo, quindi non ci fate la lezioncina, vi voglio bene. Allora, ve lo dico in maniera proprio rilassata, più rilassata di questo non riesco. Allora, quindi per quanto riguarda le commissioni, ci scusiamo di non aver partecipato, ma siamo stati impediti per il poco preavviso. Questo ci dispiace, lavoriamo, abbiamo i nostri impegni, chiediamo scusa che lavoriamo e abbiamo i nostri impegni. La prossima volta vi chiediamo, per piacere, se volete coinvolgerci, di avere un attimo un preavviso qualche giorno prima. A parte che io, tra virgolette, delle commissioni, io personalmente sapete che non faccio parte per scelta, perché tra l'altro sapevo di avere altri impegni e quindi avere difficoltà, perché già da capogruppo e responsabile organizzativo del partito ho già il tanto da fare. Però questo non mi avrebbe esimato a sostituire qualche collega e partecipare. Chiusa, non ne voglio proprio parlare più. Non, cioè,
Ma puoi rispondere anche sì, Presidente, puoi rispondermi, per me non è un problema. Posso pure, no, posso pure interrompere la, se mi vuole rispondere. Io mi considero un amico. Presidente, non stiamo parlando di senso civico. Ho fatto una semplice. Ah, ok. No, no, è la consigliera che ve lo chiedeva, non io. Allora, la questione quindi sul piano dei rifiuti è semplice. Allora, la consigliera, ringraziamo l'ingegnere per la spiegazione e l'illustrazione del piano. La consigliera mi associo completamente a quello dichiarato e detto dalla consigliera Fusco, perché è vero che c'è bisogno di un piano di gestione di quello che è il nostro comune. Va bene se avete prodotto delle riduzioni sui costi di questa gestione, a noi ci può fare solo piacere, sperando che il servizio però non perda di efficacia, sperando, non conoscendo che le riduzioni a cosa sono state attribuite. Quindi va bene 100.000 euro di costi di gestione inferiori, ma speriamo che il servizio non perda di qualità. Allo stesso tempo, noi come opposizione, umilmente, senza fare i professori, volevamo dire che il piano dei rifiuti Santa Catese va inquadrato e orientato anche a quelle che saranno le future organizzazioni delle raccolte del lato ambito territoriale ottimale, che si dovrà da qui a qualche breve tempo organizzare. Quindi è una strategia, è una volontà politica di scelte di per il futuro, per quello che saranno, per quello che sarà la gestione e quant'altro. Questo è quello che diceva, e io ribadisco, diceva la consigliera Fusco, e io ribadisco, scusate la mascherina come sempre, io non la tolgo, ma non fa respirare bene quando uno parla. Quindi nient'altro, non facciamo sempre polemiche, non ci aggredite ogni volta che vi diciamo una cosa. Mi sembra che ogni volta che l'opposizione chiede un chiarimento, chiede di capire, o dice quella che può essere una sua mezza idea, state là subito ad aggredire per... Allora, no, diamoci tutti una regolata, dammi avanti, diamoci tutta una regolata. Noi siamo qua non per i nostri interessi, perché il nostro interesse stamattina forse era fare altro. Siamo qua per gli interessi della città, quindi cerchiamo nei rispettivi ruoli di organizzarci e di collaborare nell'interesse dei cittadini che stanno là fuori e che pagano per colpa di tutti o di nessuno, o io dico di tutti e di nessuno per non fare polemica, non perché voglio, allora, per non fare polemica, per questo non per non assumermi le responsabilità, cose che abbiamo sempre fatto. Quindi che pagano e che si devono vedere garantire un servizio migliore a un costo inferiore. Quindi, se è possibile, questo è, collaboriamo su quello che è possibile, ma ogni volta che noi parliamo, quello è press, quell'altro è quella, non va bene. Vi chiediamo scusa, ma non va bene. Grazie consigliere Lombardi. Prego. Allora, il voler fare polemica non è assolutamente nostra intenzione e penso si sia visto apertamente. In merito al fatto del delle convocazioni fatte il giorno prima per il giorno dopo, volevo dire semplicemente che noi guardiamo bene, leggiamo bene il regolamento. Poi se non erro, chiedo scusa consigliere, l'anno scorso stavamo nella stessa amministrazione, addirittura le convocazioni le facevamo il giorno, la mattina per il giorno stesso, è capitato qualche volta, se lei ricorda bene. Sono d'accordissimo con lei, però certo, però volevo chiarire. Certo. Volevo chiarire, sempre con rispetto al Presidente,
Sempre con rispetto al Presidente e al Consiglio, volevo chiarire che quello che ha detto il consigliere Renato Lombardi non è vero. Ci atteniamo a... Non è vero, e ti dico anche il perché. Rispettiamo quanto richiesto dal regolamento. Abbiamo fatto la convocazione delle commissioni, e dico delle commissioni sebbene il giorno prima per il giorno dopo, perché si trattava di una materia importante, e in quella sede, nella riunione di queste commissioni, durante la commissione si poteva anche dire di chiedere un rinvio se volevamo discuterlo, e volevamo discuterlo seriamente, potevate apportare tutte le proposte possibili. Chiedo scusa, l'altra volta avete detto che non abbiamo portato una cosa in commissione, adesso la portiamo, ma dobbiamo fare la pre-commissione, permettetemi. E ogni volta ci lamentiamo di un qualcosa, vuol dire che venivate in commissione e discutevamo delle cose. Semplicemente questo, noi abbiamo fatto del nostro meglio. E studiare un piano significa studiarlo per dare fiducia ai cittadini, per portare in chiaro tutte le cose chieste dai cittadini. Se lei fosse venuto, lei o chi per esso, quale membro della commissione, poteva rappresentare benissimo le modifiche da apportare, cosa che non è stata fatta. In merito poi al fatto che lei lavora o che gli altri membri lavoriamo tutti indistintamente, in primis per me questo è il periodo meno indicato per fare riunioni, ma ci siamo stati. Vi ringrazio. Grazie consigliere Buzzo. Se non ci sono altri interventi, prima di passare la parola al sindaco volevo aggiungere qualche considerazione. Innanzitutto ritengo che un argomento di così grande importanza e vitale per qualsiasi comunità, per noi lo è ancora di più, non ammette polemiche o discorsi che poco hanno di attinenza all'argomento. Stiamo parlando di un progetto di gestione di igiene urbana che, per quanto riguarda la nostra città, assume una rilevanza veramente particolare, perché pensiamo di poter ambire come città di Sant'Agata dei Goti ad uno sviluppo turistico, il quale non può prescindere da un adeguato sviluppo e tutela del nostro ambiente. E quando parliamo di ambiente non si può assolutamente prescindere da una corretta e trasparente gestione dei rifiuti sul proprio territorio. Io ritengo che gli elementi che contiene questo progetto rappresentano le premesse per una buona gestione, un auspicio positivo affinché chi gestirà, ma soprattutto chi sovrintenderà alla corretta gestione di questo progetto, che poi sfocerà anche in un, ovviamente a seguire in una gara d'appalto e poi ancora in un capitolato d'appalto che sarà sottoscritto dall'ente e dal nuovo gestore. E qui la chiave di volta, perché io ritengo che le condizioni in questo progetto ci siano affinché Sant'Agata possa ambire ad un salto di qualità di gestione dei rifiuti e ad una discontinuità, perché per una nuova amministrazione discontinuità deve significare discontinuità dei metodi di gestione, e in questo caso ne assume ancora un valore ulteriore, perché qui si vedrà la qualità di gestione, quindi la qualità dell'amministrazione sugli obiettivi strategici. Questo è e dovrà, senza alcun dubbio, rappresentare una svolta, una strategia di nuovo sviluppo per questa città, che non può prescindere se non da una corretta gestione del piano di gestione dei rifiuti. Primo. Secondo, l'unica preoccupazione in generale è quella riferita
alla compensazione di ciò che deriva dalla raccolta differenziata, ossia la filiera CONAI, che non, i cui benefit non vanno all'ente, capisco, dice, ma quello è un valore aggiunto per cui non ha un costo, va però in direzione dell'ente gestore. Perché io ho un'attenzione e una preoccupazione particolare per questo aspetto ambientale per la città e quindi di come sarà gestito questo progetto. E parto sempre da un assunto che dal punto di vista nazionale, raccolta differenziata, almeno la mia storia mi insegna, che ha sempre rappresentato un'opportunità di crescita e di sviluppo, però premiando gli utenti. Voglio dire che chi più differenzia deve essere premiato, non si può fare tutto al buon fascio, ma deve essere premiato anche in termini di un pagamento inferiore, con una riduzione della tassa della Tari. Questo credo che forse può rappresentare una preoccupazione che forse poteva incidere in modo più chiaro e più approfondita dal punto di vista delle peculiarità previste nel progetto. Però, a prescindere da questo, quello che farà la differenza sarà la gestione e sarà il controllo, su cui queste sono le vere lacune riscontrate. Ma siccome noi siamo amministratori e vogliamo guardare avanti, non all'indietro, quello che è stato dovrà servire da lezione per non continuare nel futuro. E su questo non ci sono sconti per nessuno. Il Consiglio Comunale di oggi, responsabilmente, all'unisono, anche se con l'assenzione che io avrei preferito avere un totale assenso di conferma di adesione della minoranza, ma a prescindere da questo, questa è un'assunzione di responsabilità, quella di approvare oggi questo progetto, che è solo una tappa, la premessa a fare bene. Non è che abbiamo risolto tutti i problemi vengono da domani, per tutto ciò che scaturirà in termini di atti successivi e conseguenziali. E poi ancora, dopo la definizione della gara, in termini di controlli, perché un'amministrazione seria che ha una dignità, così come ci siamo proposti in campagna elettorale, non potrà fare sconti a nessuno se vogliamo assicurare una svolta a questa comunità. E se non la assicureremo su questo aspetto, possiamo andare anche a casa, tanto per essere chiari. Perché questa sarà e dovrà rappresentare la svolta, costa quel che costa, che la dobbiamo smettere. E chi la deve smettere è la politica, perché le responsabilità sono tutte politiche, dei singoli e degli organismi. Noi oggi stiamo assumendo una responsabilità che è il nostro compito istituzionale, quello di approvare un progetto. La nostra finisce qua, dal punto di vista di organo istituzionale, come Consiglio Comunale. Da domani la responsabilità sarà dell'amministrazione, che è l'organo di gestione, che è un'altra cosa, la quale si farà e si dovrà fare carico di tutto ciò che ne seguirà. E poi andiamo oltre successivamente, perché non sarà nulla come il passato, dove si firma e si sottoscrive che tutto va bene. Nulla va bene. Le spese, le risorse sono state tutte per intero utilizzate. Non mi risulta che il rispetto della gestione del progetto precedente sia totalmente adeguata a ciò che sono state le considerazioni definitive. Non mi interessa quello che è stato, mi interessa quello che sarà il domani, quello che sarà frutto di questo Consiglio Comunale e di questa amministrazione, senza se e senza ma. Quindi nessuno può pensare che di non aver compreso o di non aver capito. Deve essere chiaro il messaggio all'interno e all'esterno di questo Consiglio Comunale. Come lo renderemo pubblico? All'intera comunità. All'intera comunità. Quindi ognuno dovrà fare appieno e per intero il proprio dovere, così come il caso richiede, così come la società, la comunità nostra, i singoli cittadini che ottemperano ai loro doveri di pagamento della Tari, auspicano. È chiaro? Perché la gestione può essere fatta in tanti modi e se non viene fatta bene la colpa non è del gestore, è di chi non sovrintende, è di chi non ha gestito, non ha controllato e non ha ottemperato i propri doveri, con assenzi e consensi di responsabilità.
Questo è per quanto ci riguarda e ci riguarderà. Quindi oggi dobbiamo essere sereni che tutti stanno ottemperando ad un dovere istituzionale nell'interesse esclusivo della nostra comunità. Da domani ognuno continuerà su questo percorso. E noi tutti, come consiglieri comunali, abbiamo l'onere e l'onore di sovrintendere e di tutelare e di far rispettare. Questo è l'impegno che io assumo come presidente di questo consesso e auspico un totale assenso, consenso, supporto e controllo da parte di tutti. Ed è con questo auspicio che ci accingiamo ad approvare con assoluta trasparenza e senso di responsabilità questo provvedimento. La parola al sindaco per le conclusioni. Allora, volevo fare solo alcune precisazioni. Chiaramente, come già ho detto prima, no? Il risultato tecnico del progetto è chiaramente viene dopo un indirizzo politico e all'interno dei risultati tecnici c'è proprio l'indirizzo politico. E ho detto prima, aumentare la differenziazione, l'umido, fare un discorso dell'isola ecologica, tutte cose che praticamente sono state acquisite e sono stati dati gli indirizzi dalla precedente amministrazione e noi abbiamo aderito a questa cosa perché abbiamo ritenuto praticamente che erano obiettivi che ci condividevamo. Abbiamo chiesto una revisione praticamente su alcune parti del progetto e abbiamo fatto una riduzione di costi, come diceva già la vice sindaco, di circa 100.000 euro. E quindi praticamente alla fine abbiamo ritenuto politicamente che questo progetto per noi era valido. Volevo fare un riferimento a quello che diceva Alfonso adesso per quanto riguarda il controllo. Come diceva prima l'ingegnere, ci sta nel progetto un controllo previsto direttore tecnico che deve praticamente seguire tutta la procedura della gestione della gara e deve certificare che tutte le attività siano conformi, altrimenti giustamente il gestore non verrà pagato. Su questa cosa dobbiamo essere attenti e condivido l'assunto di Alfonso che dobbiamo essere molto attenti. Se qualcuno non sarà attento lo richiameremo all'ordine e dovrà assumersi le sue responsabilità. Poi volevo fare un chiarimento per quanto riguarda il discorso del piano d'ambito. Forse, mi dispiace poi, neanche io voglio fare polemiche, però nel momento in cui dovete vedere la proposta di deliberazione del Consiglio, nella proposta di deliberazione del Consiglio, nella prima parte, nella premessa, sta scritto i soggetti che esercitano il servizio di gestione integrale dei rifiuti, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrale dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito. No, e vabbè, però mi dovete permettere, non avete letto la proposta di delibera. Vabbè, scusami amore, no, per piacere. Poi continuiamo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizioni che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedono la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'ente d'ambito. Quindi noi praticamente nel momento in cui attiviamo l'ambito e noi ci stiamo impegnando anche ad attivare l'ambito sul livello, a livello politico. Voglio dire 2-0. Nella delibera, poi nella proposta di delibera sta scritto di deliberare, di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di approvare il piano industriale e la gestione dei residui integrati dei rifiuti al presente e costituire una parte integrante e sostanziale, nel senso che nel momento in cui noi approviamo questo, approviamo anche il fatto che nel momento in cui l'ambito parte, chiudiamo la gara e quindi, voglio dire, ci stiamo dentro a questa cosa, come ha detto prima il vice sindaco. Poi anche un ulteriore chiarimento per quanto il discorso dei regolamenti di novembre. Allora, noi ci siamo trovati a gestire una situazione in cui praticamente la Tari, per il servizio di gestione dei rifiuti, veniva riscossa praticamente al 50-55%. Nel momento in cui viene fatta questa riscossione al 50-55% del ruolo, questo vuol dire che il costo viene addebitato
incarico interamente al 50-55% dei cittadini. Nel momento in cui noi adesso, l'OSL sta facendo la sua parte, noi faremo la nostra parte subito, fra poco, dal 2019 al 2020, andiamo a verificare l'evasione, l'elusione, tutte queste cose. Nel momento in cui abbiamo una quantificazione delle somme, un ruolo molto più importante, chiaramente cercheremo di andare anche incontro a quelle situazioni di particolari criticità di alcune persone che c'hanno, che sappiamo benissimo. Però purtroppo, se non mettiamo a posto i conti, non possiamo permetterci, altrimenti facciamo un ulteriore praticamente dissesto su queste cose, perché qua stiamo parlando di somme ingenti. Un ruolo, noi ci abbiamo speso per circa 2 milioni di euro, se ne incassiamo 1.100.000, voglio dire, non è possibile poi gestire il servizio in modo chiaro e preciso. Quindi l'impegno nostro è questo. Quindi, alla luce di questa cosa, vi chiedo di approvare questo progetto di piano industriale e sicuramente faremo il meglio per gestirlo e per migliorare la gestione del servizio. Grazie Sindaco. Passiamo alla votazione del punto 3, nuovo piano industriale per la raccolta differenziata dei rifiuti e l'igiene urbana, approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti, nessuno contrario. Segretario, la delibera è approvata a maggioranza. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti, consigliere di opposizione? Ok, come prima. No, volevo solo ringraziare l'ingegnere, se avete altri impegni. Lo ringraziamo, ovviamente, lo ringraziamo per la disponibilità e per la presenza. Noi passiamo alla messa in discussione. Arrivederci ingegnere, grazie. Passiamo alla messa in discussione del punto numero 4, ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Su questo punto, giusto velocemente per comprendere la necessità di adeguare un regolamento che era fermo l'ultimo all'anno 2005. Siamo nel 2021, addirittura non contemplava neanche l'aggiornamento della normativa da cui è scaturita la presenza e l'elezione di 16 consiglieri più il sindaco in luogo dei 20 più il sindaco qual era precedentemente, per cui abbiamo anche colto l'occasione per adeguarlo alle nuove norme e renderlo più funzionale ai tempi che viviamo, soprattutto anche per quello che ciò che tutto scaturisce anche dalla Comunità Economica Europea, che vuole sburocratizzare e adeguare, snellire tutte le procedure, e noi abbiamo fatto tesoro di tutto ciò con il proporre un nuovo, più snello e più adeguato regolamento del Consiglio Comunale. Decidiamo soltanto come vogliamo procedere, ma ritengo che comunque sia necessario leggerlo e normalmente approvarlo anche per punti, segretario, per l'articolo dobbiamo approvarlo. Articolo per articolo, così come. Sì, ma la cosa. No, te lo posso anche dire, però purtroppo. No, te lo dico, sta scritto nella delibera. In parte riprende il vecchio regolamento, ma è totalmente. I punti salienti sono questi qua che stanno in delibera, però penso che. Non abbiamo fatto una correzione, trovandoci, quindi abbiamo cercato di rispondere alle normative di oggi e non quelle di ieri ovviamente, e quindi lo abbiamo adeguato a quelle che stavano più avanti di noi, non a quelle che stavano indietro. Però se non è necessario leggere, per noi va bene.
Se no, ma tanto... dire, siamo d'accordo, la differenziazione, i punti più importanti sono quelli della trasmissione per le comunità. Sì, quello online poi, e poi il numero dei consiglieri. No, no, però nel senso che se... No, no, tecnicamente non mai letto. Se l'avete letto voi, per noi possiamo fare anche la votazione definitiva su tutto, voglio dire, senza leggere i singoli articoli. No, allora ad oggi, scusate, ad oggi noi il Consiglio Comunale opera ancora sul vecchio regolamento. Certo. Quindi prevede l'approvazione articolo per articolo. Assolutamente. Se volete saltare la discussione, perché ovviamente avete già letto il regolamento, possiamo passare direttamente alla votazione articolo per articolo. Il Presidente dà lettura dell'articolo. Ma di fatto solo gli oggetti volevo leggere dell'articolo. Va bene, ci siamo capiti. Da quando entrerà in vigore il nuovo regolamento non sarà più così. Quindi leggeremo solo gli oggetti e voteremo articolo per articolo, va bene? Come abbiamo fatto la volta scorsa, responsabilmente. Articolo 1, sono le finalità. Chi è favorevole? Unanime? Astensione? Ok. Allora astensione su tutto? Ok, perfetto. Così ci capiamo pure per il segretario. Perfetto. Articolo. Sì, e così sarà per tutto. Quindi... Perfetto. Articolo 2, la sede, ovviamente la sede municipale. Favorevoli? Astenuti i due gruppi di minoranza. Articolo 3, le competenze. Chi è favorevole? Sempre a maggioranza con l'astensione dei due. Articolo 4, prima riunione, quella di insediamento. Chi è favorevole? Idem come sopra. Articolo 5, lavori della prima riunione. Ovviamente tutto l'esame che sono contemplati in questo articolo. Favorevoli come prima. Articolo 6, ruolo della presidenza. Favorevoli, quando ne siamo oggi? 10, 11, quando siamo? 10. Così sappiamo già... va bene, portiamo presente. Articolo 7, gruppi consigliari e capogruppo. Favorevoli, astenuti, gruppi di opposizione. Articolo 8, conferenza dei capigruppo. Favorevoli, così diamo i numeri, capite? Perché siamo 11 e 2. Articolo 9, ordine del giorno. Favorevoli, astenuti. Articolo 10, convocazione. Chi è favorevole? Astenuti 10 a 2. Articolo 11, urgenza ed integrazione. Favorevoli e astenuti. Articolo 12, documentazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 13, prima convocazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 14, seconda convocazione, favorevoli, astenuti. Articolo 15, riunioni pubbliche, favorevoli, astenuti. Articolo 16, riunioni segrete, favorevoli, astenuti. Articolo 17, riunioni in videoconferenza, questa è la novità, favorevoli, astenuti. Partecipazione degli assessori. Favorevoli, astenuti. Articolo 19, comportamento dei consiglieri. Favorevoli, astenuti. Articolo 20, ordine della discussione. Favorevoli, astenuti. Articolo 21, comportamento del pubblico, quando ci sarà. Favorevoli, astenuti. Articolo 22, riunione aperte. Favorevoli, astenuti. Articolo 23, funzionari e consulenti. Favorevoli, astenuti. Articolo 24, ordine degli argomenti. Favorevoli, astenuti. Articolo 25, comunicazioni. Favorevoli, astenuti. Articolo 26, sindacato ispettivo. Favorevoli, astenuti. Articolo 27, interrogazioni, favorevoli, astenuti.
Articolo 28, interpellanze. Favorevoli, astenuti. Articolo 29, mozioni. Favorevoli, astenuti. Articolo 30, emendamenti. Favorevoli, astenuti. Articolo 31, discussione. Favorevoli, astenuti. Articolo 32, chiusura della riunione. Favorevoli, astenuti. Articolo 33, principi generali in tema di votazioni. Favorevoli, astenuti. Articolo 34, votazione palese. Favorevoli, astenuti. Articolo 35, votazione per appello. Favorevoli, astenuti. Articolo 36, votazione segreta. Favorevoli, astenuti. Articolo 37, deliberazioni immediatamente eseguibili. Favorevoli, astenuti. Articolo 38, verbali. Favorevoli, astenuti. Articolo 39, deposito ed approvazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 40, diritto d'iniziativa. Favorevoli, astenuti. Articolo 41, diritto di convocazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 42, diritto di informazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 43, diritto di accesso agli atti. Favorevoli, astenuti. Articolo 44, dovere di partecipazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 45, dovere di estensione. Favorevoli, astenuti. Articolo 46, commissioni. Favorevoli, astenuti. Articolo 47, costituzione. Favorevoli, astenuti. Articolo 48, designazioni. Favorevoli, astenuti. Articolo 49, attribuzioni. Favorevoli, astenuti. Articolo 50, organizzazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 51, convocazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 52, validità delle sedute. Favorevoli, astenuti. Articolo 53, deliberazioni. Favorevoli, astenuti. Articolo 54, verbalizzazione. Favorevoli, astenuti. Articolo 55, pubblicità dei lavori. Favorevoli, astenuti. Articolo 56, compensi. Favorevoli, astenuti. Lo voglio leggere così, questo articolo però. Quello dei compensi. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta. Lo voglio dire. Se no. Articolo 50, questo è già approvato. Articolo 57, commissioni speciali. Favorevoli, astenuti. Articolo 58, oggetto. Favorevoli, astenuti. Articolo 59, costituzioni, stiamo parlando di un altro titolo 10 che riguarda le commissioni consultive. Quindi articolo 59, costituzione, favorevoli, astenuti. Articolo 60, designazioni, favorevoli, astenuti. Articolo 61, attribuzioni, favorevoli, astenuti. Articolo 62, organizzazione, favorevoli, astenuti. Articolo 63, compensi. La commissione di indagine ha poteri consultivi che si esplicano attraverso gli strumenti dell'inchiesta e dell'audizione ed è composto da 5 consiglieri comunali, 3 di maggioranza e 2 di minoranza. La commissione di indagine, la voglio leggere perché come dire, è una cosa significativa, dovrà concludere i propri lavori con una relazione finale depositata presso l'ufficio del segretario comunale
per essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva per la votazione. Se la relazione non raccoglie l'unanimità dei consensi da parte dei componenti della Commissione, i dissenzienti possono presentare una o più relazioni di minoranza da presentarsi nei modi indicati in precedenza al voto del Consiglio, se non disposto differentemente dalla deliberazione istitutiva o dalla legge, trovano applicazione anche le commissioni speciali tutte le norme precedenti. L'ultimo titolo è l'undicesimo, sarebbero le disposizioni finali. Articolo 64, rinvio dinamico, favorevoli, astenuti. Articolo 65, entrata in vigore. Lo leggo, il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio e ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto Comunale precedente ne è stato dichiarata la immediata applicazione. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in amministrazione trasparente e nelle disposizioni generali e negli atti generali, sino alla sua abrogazione e sostituzione. Il presente regolamento sostituisce e abroga ogni precedente disposizione disciplinare il funzionamento del Consiglio Comunale. Articolo 65, quindi all'entrata in vigore, favorevoli, astenuti. Il voto finale sull'intero nuovo regolamento posto in approvazione, chi è favorevole? Alzi la mano. Astenuti? La dichiarazione vale per tutti e due i gruppi PD, certo, e Decoti. Allora, il nostro voto di astensione è perché, come preannunciato prima, non abbiamo partecipato, per le motivazioni già espresse alle commissioni. Va bene detto in questo modo, perché io sicuramente non voglio favorire. Perfetto, grazie. Il voto finale, quindi. Ok. Questa maggioranza, prendendo atto che il regolamento che si è andato a modificare, che si è riscritto ex novo, era un regolamento del 2005, ha sentito l'esigenza di dover apportare queste modifiche. Sono modifiche che vanno nella logica della sveltezza, della rapidità, della digitalizzazione anche dell'ente, che consentono un funzionamento anche del meccanismo consiliare più adatto ai nostri tempi. Solo a chiosa di questo brevissimo intervento, che quindi anticipa, come è stato anche palesato articolo per articolo, il voto favorevole all'intera approvazione del nuovo regolamento, mi preme precisare due considerazioni. Innanzitutto, che sento sempre parlare ripetutamente di assunzioni di responsabilità. Assumiamocela davvero questa responsabilità, ce l'abbiamo nei confronti dei cittadini, e la responsabilità è quella di essere chiari, è quella di far capire alla città quello che si sta facendo. Confondere e addentrarsi in tecnicismi che poco interessano non è opportuno. I tecnicismi nella specie sono quelli relativi a queste famosissime commissioni. Ebbene, le commissioni sono state convocate. Ebbene, c'è stato il tempo di comunicare a mezzo PEC la non disponibilità a partecipare a quelle commissioni, ed è stato fatto in quella sede, non palesando e rispondendo che c'era la volontà di partecipare ai lavori di commissione, ma comunicando e polemizzando sulla tempistica di convocazione. Ebbene, Presidente, mi consenta, ebbene, la tempistica di convocazione è stata ampiamente rispettata, e in quella sede, così come c'è stato il tempo di scrivere in quella nota che non era stata rispettata la tempistica, in quella sede si poteva anche precisare che si voleva dare effettivamente, con la concretezza e non a chiacchiere, un contributo alla città, e quindi avremmo potuto eventualmente valutare una riconvocazione delle commissioni. Detto questo, a quelle commissioni ha fatto seguito poi una conferenza dei capigruppo in cui questi tecnicismi sono stati ulteriormente. Concluda.
Concludo votando. Sull'ordine del giorno, no. Vi dovete attenere ai punti e all'ordine del giorno. Mi sono attenuta. Questo vale per tutti. Mi sono attenuta. Favorevole. Va bene, grazie. Stavamo in votazione definitiva sull'argomento, con una doppia votazione. Prima sull'approvazione definitiva dell'intero regolamento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Due, come da dichiarazione. Voto di immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Due. Chiudiamo con questo argomento in via definitiva e passiamo al punto 5. Ad oggetto modifiche al regolamento comunale per l'assegnazione di aree nel nucleo PIP di Capitone. La parola all'assessore Iannotta. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, in effetti, con la proposta che andiamo a deliberare stamane in questo consesso, andiamo a modificare quello che è il regolamento regolamento comunale per l'assegnazione dell'area PIP località Capitone. Diciamo che questo rientra tra gli obiettivi che l'amministrazione si è posto naturalmente per migliorare quello che è tutti i regolamenti, no? Lo stiamo facendo stamattina e quindi non potevamo fare a meno di mettere mano a quello che è il regolamento del piano insediamento produttivo nella nostra comunità. Un settore strategico che questa amministrazione si pone come impegno e che questa modifica rappresenta solo l'inizio per fare in modo di semplificare quelle che sono le procedure di assegnazioni, quelle che sono all'interno dei quali i trasferimenti dei lotti e in maniera conseguenziale di creare quelle condizioni di sviluppo vero di questa comunità. Quindi anche questa amministrazione ci tiene molto, si sta impegnando fortemente e ci tengo a sottolinearlo perché credo che non può prescindere da quella che è una ripresa delle attività economiche che vorranno venire ad insediarsi. E noi dobbiamo fare di tutto per cercare di semplificare, di snellire quelle che sono le procedure. Per cui la proposta, in effetti vado nel merito, va anche in funzione di quelle che sono pervenute alcune istanze con le quali chiedono appunto la vendita e in maniera conseguenziale anche l'acquisto di lotti assegnati e non edificati, cosa che non era previsto nel vecchio regolamento, cioè nel regolamento attuale, perché ancora non l'abbiamo approvata la modifica, per cui Questo rappresenta un modo per incentivare l'insediamento e lo sviluppo in quell'area, che per noi come amministrazione è strategico. Quindi voglio dire, è un argomento che ci teniamo molto e che ce l'abbiamo come alta attenzione, ecco. Questo argomento, per cui propongo appunto queste modifiche che sono solo alcuni articoli più significativi che appunto ci consentono poi di incentivare quello che è lo sviluppo economico sul territorio. Allora, la proposta riguarda essenzialmente l'articolo 7 al comma 2, che viene così modificato: il corrispettivo
ferma restante la possibilità di versamento in unica soluzione, dovrà essere versato secondo le seguenti modalità. Lettera A, 30% del corrispettivo a titolo di acconto, mediante bonifico bancario a favore del Comune di Sant'Agata dei Goti entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del lotto. Alla lettera B, il saldo invece dovrà essere versato entro la data comunicata per la stipula dell'atto pubblico di concessione dei lotti assegnati ai sensi dell'articolo 16. Mentre sempre all'articolo 7 verrà soppressa la lettera C, perché in effetti non ha più senso, no? Se noi andiamo a modificare quella che è la modalità di pagamento rispetto al vigente regolamento, in cui prevedeva il versamento del 50% dopo la stipula dell'atto nell'arco dei due anni successivi, 25% e 25%, con l'obbligo di stipula della polizza fiduciaria, a questo punto non ha più senso, insomma, avere questa lettera C nel comma 2 dell'articolo 7, e quindi verrà soppressa. Andiamo a modificare quello che è l'articolo 17. Aggiungiamo il comma 3 all'articolo 1. Le disposizioni del comma 1 possono essere derogate nei medesimi modi e termini previsti dall'articolo 21 in quanto compatibili. Passiamo alla modifica dell'articolo 21 e modifichiamo il comma 1. Dopo le parole «la vendita o locazione», le parole «degli immobili realizzati sulle aree in proprietà» sono sostituite dalle seguenti parole «delle aree PIP assegnate e non edificate». Questo riteniamo che è una modifica importante, proprio per far sì che, insomma, invece di stare lì lotti assegnati senza avere la possibilità di insediamento per vari motivi, anche il Covid, diciamo, ha fatto la sua, ha fatto un ulteriore danno alla realizzazione di insediamento e quant'altro. Dopodiché passiamo alla modifica dell'articolo 16, al comma 3, le parole «con conseguente perdita dell'acconto di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle parole «con conseguente perdita di una somma corrispondente alla misura dell'acconto di cui all'articolo 7». Modifichiamo infine l'articolo 18, i comma 1 e 2 modifichiamo. Il comma 1 viene modificato nel seguente modo. Le parole «entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 13» sono sostituite dalle parole «entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del lotto». Infine, il comma 2, sono soppresse le parole «e l'incameramento della garanzia di cui al comma 2» del precedente articolo 7. Quindi queste, diciamo, sono le uniche modifiche che proponiamo al Consiglio e mettiamo in discussione e per sottoporle alla votazione, e ci auguriamo all'approvazione. Grazie. Ringraziamo l'assessore Annotto per la sua introduzione e presentazione delle variazioni apportate. Trattandosi di non manomissione dell'intero regolamento, bensì soltanto di piccole rettifiche e modifiche parziali di alcuni articoli, possiamo passare alla votazione anche solo sugli articoli modificati, perché non c'è bisogno della... Prego. La prima domanda è rapidissima, si restringono i tempi? Ok, vabbè, capisco perché, diciamo, ci sono... La seconda, che ho notato che c'è, se mi date delucidazioni, forse c'è un,
una discrasia. L'articolo 21 al comma 1 recita: la vendita o locazione degli immobili realizzati nelle aree in proprietà è vietata entro i primi 5 anni dalla data di stipula del contratto. Se sostituiamo solo le parole degli immobili realizzati sulle aree in proprietà con, non puoi fare professoressa, però con le, perché è importante questa cosa, con le aree PIP assegnate, con le aree PIP assegnate, sto dicendo a vantaggio di questo regolamento, delle aree PIP assegnate non edificate e lasciamo, è vietata entro i primi 5 anni, non abbiamo risolto niente. No. Capito che voglio dire? Non c'è il trasferimento. Ma è chiaro, però non puoi dire che... ma è chiaro, Mimmo, e va bene questa cosa, è ben vista, non voglio essere fraintesa, però se lasci il comma 1 così com'è, sostituisci solo quelle parole e lasciate vietata entro i primi 5 anni, l'avete vietata lo stesso. Eccettuati i casi di morte e conseguenze cessazione dell'attività aziendale, di procedura concorsuale o esecutiva o di altre particolari e motivate eccezionalità. Però bisogna, secondo me, sindaco, se mi è, se sì. I manufatti costruiti, sia i lotti sui quali non ancora è stato costruito il manufatto, l'opificio, che sia, dopo i 5 anni, in modo, come dire, liberalizzato. Prima dei 5 anni, ovviamente, a ricorrere di determinate condizioni che erano quelle già previste prima, ma solo per i manufatti. Questa non è la motivazione. Non scendere nel tecnico, sì, perché siamo consapevoli, diciamo, e condividiamo, non stiamo dicendo questo, solo che ribadisco, con il fatto che subito dopo c'è scritto è vietata, è come se lo stessimo vietando ancora, questo è, non è. Ma già prima era vietato. Appunto, ma lo già prima era vietato, però non era proprio prevista la possibilità di trasferimento delle aree inedificate, cioè il lotto. Io ricevo il lotto in assegnazione, ho tra l'altro dei tempi previsti dal regolamento per realizzare il progetto, che devono chiedere il permesso di costruire e ci sono dei tempi già previsti dal regolamento. Il regolamento attuale prevede solo la possibilità, tra l'altro la prevedeva in due articoli, 17 e 21, che erano una sorta di duplicazione, il 17 e 21, dei solo manufatti. Ora, poiché ci sono state anche istanze di imprenditori che hanno difficoltà a realizzare il progetto anche per il momento storico, viene consentito, ma perché a determinate condizioni? Perché comunque il comune deve evitare speculazioni e deve comunque vigilare che il trasferimento di proprietà anche del lotto inedificato avvenga tra soggetti che tra l'altro siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento stesso per essere assegnatari del lotto. Questo è il motivo per cui il trasferimento non è libero, ma sottoposto a condizioni e comunque alla vigilanza dell'amministrazione comunale. Questa... sì, e per i trasferimenti. Però io voglio dire una cosa su questo, senza mai fare polemica. Se questo però fosse stato, come dire, un punto di confronto delle relative commissioni, forse questa cosa l'abbiamo discussa qua, l'abbiamo esplicitata qua. Allora, ci ripetiamo sempre la stessa cosa, ma è giusto che. Dopo, tanto in consiglio si parla. Posso dire? Scuso, non chiediamo.
Ma però scusate, concludiamo perché chiedevano ulteriori chiarimenti. Consigliere Lombardi, allora a chiosa, la regola è che entro i 5 anni né i lotti né i manufatti costruiti sui lotti possono essere venduti. La regola. In alcuni casi, che sono quelli previsti già dal regolamento, è ammesso il trasferimento anche entro i 5 anni. Questo. Chiedo scusa se non ho partecipato a una parte della tua relazione, assessore Annotta, ma dovevo organizzare mio figlio, sta uscendo di scuola, no, quindi si è fatto. No. Come operatore, non solo per la parte istituzionale, ma anche per il lavoro che svolgo, sono interessantissimo affinché quest'area PIP decolli e che possa dare quel po' di frutto, quel po' di lavoro, e su questo sindaco ci dovremmo anche concentrare, di cercare di dare la massima opportunità possibile affinché il continuo spopolamento delle nostre zone finisca. Questo non c'entra con il punto, ma c'entra sempre, perché delle attività produttive potrebbero dare opportunità di lavoro in sede ai nostri figli, e parlo avendo già un figlio che di fatti è maggiorenne e si sta apprestando quest'anno alla maturità, quindi anche interessatamente, una cosa, le condizioni di vendita tra le parti, quando diciamo che sono vigilate secondo il regolamento, significa pure che sono vigilate per la parte economica, giusto segretario, giusto assessore? Ok, quindi senza l'opportunità di fare speculazioni altre. Lo dice il regolamento, sto chiarendo a me stesso, confermando a me stesso che quindi il valore dell'area, del metro quadro, del terreno non viene modificata da una contrazione privatistica in quanto vigilata dall'ente. Quindi la modifica è che nell'arco dei 5 anni si può vendere anche il terreno se ci stanno le condizioni previste dal regolamento. Questo è per capirci. Va bene, questo volevo poi iniziare la direzione. Va bene, grazie consigliere Lombardo. Quindi passiamo alla votazione degli articoli modificati. Il primo è l'articolo 7, leggo solo l'oggetto. Corrispettivo della cessione in proprietà del lotto assegnato in modalità dell'adempimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti i due gruppi di minoranza. L'altro articolo? Il 16. Allora, sì, in ordine, progressivo. L'articolo 16 ad oggetto stipula dell'atto di assegnazione dell'area, esecuzione dell'opera. Favorevoli? Contrari? Astenuti due. Articolo 18, ovviamente, pure 17, allora 17, in ordine trasferimento dei diritti reali di godimento o uso sugli immobili costruiti sul lotto ceduto. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti due. Articolo 18, oggetto atti di cessione dei lotti in diritto di proprietà, opzione del suolo. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti due.
poi 20, 21, 21 ad oggetto vendita o locazione degli immobili. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? 2. Poi 22? Basta. Allora la votazione complessiva sull'intero regolamento. Favorevoli? Le modifiche, se volete farlo, perché il regolamento già c'era. Sulle modifiche complessive. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? 2. Allora, i due gruppi si sono astenuti alle modifiche del regolamento perché capiamo tutti i tecnicismi e tutte le cose, però una maggiore dilazione sul pagamento di acquisto ci avrebbe sinceramente data la spinta a votarlo favorevolmente. Non entro nello specifico tecnico, ma solo una maggiore dilazione forse avrebbe dato quell'incentivo ad acquistare. Per quanto riguarda quando, e mi riferisco alla dichiarazione della consigliera appunto precedente, Nunzio Meccalini, assunzione di responsabilità significa Madonna Reda. Ok, la immediata esecutività su questo approvazione delle modifiche. Favorevoli? Contrari? Nessuno? Astenuti? 2. Chiuso anche l'argomento numero 5. Argomento, mettiamo in discussione l'argomento numero 6, ad oggetto approvazione del regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell'ente o nella gestione dell'ente. Parola al consigliere Meccariello, prego. Allora, sì, con questa delibera abbiamo lo scopo di disciplinare in maniera organica la gestione complessiva, Nicola, del patrimonio disponibile e indisponibile del demanio comunale. Quindi riteniamo necessario approvare questo regolamento che va a disciplinare le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali nell'ente o comunque che sono nella gestione dell'ente. Quindi ci proponiamo di approvare questo nuovo regolamento, diamo atto che tutta la premessa di questo atto costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, diamo atto che con l'approvazione di questo provvedimento intendiamo abrogate le disposizioni regolamentari che sono incompatibili con questo stesso, diamo atto ancora che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della pubblicazione della delibera consiliare di approvazione e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente per garantirne la più ampia diffusione. Diamo atto ancora che sul presente provvedimento è stato già espresso il parere di regolarità contabile previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267. Procediamo alla votazione articolo per articolo, magari provvede. Va bene. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla votazione. Al 5.1 l'amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 3 del bis eccetera e nonché dell'articolo 58 del DL 112/2018, può assegnare in concessione o in locazione di valorizzazione e utilizzazione ai fini economici a titolo oneroso gli immobili individuati nella corrispondente sezione del piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato dal Consiglio Comunale. Guarda che si può chiedere, no, non è la discussione. Sì, va bene. Va bene, va bene. La domanda è, l'amministrazione comunale si intende cosa dettagliatamente? L'amministrazione nei suoi organi, a seconda delle competenze. A seconda delle competenze. Vuol dire responsabile, dirigente. Quindi giunta è dirigenziale. Quella è la regola. La regola. Mm-hmm.
non è che spetta ai dirigenti. Quindi in base agli indirizzi poi della giunta eventualmente gli daremo. Giunta dà anche agli indirizzi. Nel caso specifico noi già proviamo quale allegato al bilancio, il piano delle allenazioni e delle valorizzazioni, che ovviamente la valorizzazione può consistere anche nella concessione in uso. In quel caso là abbiamo già il piano, tra l'altro, che è approvato dall'organo competente, in quel caso il Consiglio Comunale. Poi l'attuazione ed esecuzione spetta ai dirigenti, salve le prerogative della Giunta Comunale che sono previste dallo stesso regolamento per la concessione a titolo gratuito, a canone ridotto, a seconda di quello che è il soggetto richiedente la concessione. Ma poi passa in... Però là, in quel caso l'amministrazione vuol dire l'amministrazione è la persona del dirigente responsabile. Ma poi andrebbe in consiglio? No. No. Finisce là. Consiglio, finisce. Il consiglio gli... approva il regolamento oggi. Okay. Cioè noi oggi diamo le regole cui si devono attenere i dirigenti responsabili nella concessione degli immobili. Fatte salvo ovviamente i casi in cui la Giunta Comunale può dare indirizzi. Responsabile del servizio patrimonio debba fare una ricognizione degli immobili di proprietà comunale non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali che possono essere oggetto di concessione o piuttosto di locazione o comodata. La differenza tra concessione, locazione o comodata è data dalla natura del bene, cioè se è bene demaniale o del patrimonio indisponibile si dà in concessione. Se fa parte del patrimonio disponibile si fa un contratto di locazione o di comodato. Quindi il castello, per rispondere a lei, dovrà essere inserito in questo elenco di immobili che dovrà predisporre il servizio. Sì, ad esempio, stiamo facendo un esempio, il servizio patrimonio, questo elenco dice entro il 31 marzo, se sulla base degli indirizzi che darà la Giunta Comunale vuole essere dato in concessione durevole, deve essere pubblicato un avviso, presentate le domande, fatto un istruttore, una commissione le valuterà. Questo se vorrà essere dato in concessione ad uso permanente, con una durata massima che non superi 9 anni, così come previsto dal regolamento. Però per la valorizzazione devono fare un progetto finanziario che poi deve invece tenere conto della durata, no? Perché se non riescono ad ammortizzare 9 anni. Vabbè, però con del progetto financing che soggiace alle regole del codice dei contratti pubblici 180 eccetera 83, questo voglio dire, a parte la concessione d'uso, se voglio dare una concessione ad uso senza project financing applico questo regolamento, posso che di norme stabilire che non abbia durata superiore a 9 anni, però se insieme a questo c'è un project financing allora si va in deroga ai 9 anni, ma comunque soggiace alle regole del codice dei contratti pubblici in quel caso là. Vabbè. Ci sono altri commenti? Possiamo passare direttamente alla votazione allora. Facciamo la votazione articolo per articolo oppure... No, devo fare articolo per articolo. Articolo per articolo. Allora, sì. Allora, articolo per articolo 1. Oggetto e finalità. Chi vota? Favorevole? Astenuti o contrari? Contrari. Contrari. Va bene. Andiamo avanti. Articolo 2. Tutela dei diritti demaniali e patrimoniali. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 3. Modalità di rilascio delle concessioni. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 4.
Procedura di assegnazione ad uso di continuità, continuativo. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 5. Procedure particolari per la concessione in uso o in locazione di beni immobili ai fini della loro valorizzazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Articolo 6. Procedure particolari per la concessione in uso o in locazione di beni immobili destinati a soddisfare fini di pubblica utilità o servizi pubblici e sociosanitarie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Articolo 7. Avvio della procedura per l'assegnazione degli immobili. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 9. Istruttoria e decisione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 10. Assegnazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Articolo 11. Condizioni di concessione o di locazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Articolo 12. Modalità di utilizzo e riconsegna dei locali. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Articolo 13. Decadenza e revoca delle concessioni e risoluzione del contratto di locazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Articolo 14. Interventi di valorizzazione degli immobili. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Articolo 15. Esonero responsabilità dell'amministrazione comunale. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 16. Ricorsi. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 17. Presentazione delle domande. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 18. Esame della domanda e assegnazione. Favorevole? Astenuti? Contrari? Articolo 19. Utilizzo e divieti. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 20. Impedimenti. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 21. Decadenza e revoca. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 22. Obblighi del concessionario. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 23. Canone. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 24. Riconsegna dei locali. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 25. Responsabilità dell'utilizzazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 26. Penalità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 27. Spesa a carico del concessionario. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Articolo 28. Norme transitorie e finali. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Abbiamo finito. Quindi facciamo la votazione per approvare il regolamento per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente e della gestione dell'ente. Voto favorevole? Astenuti? Contrari? Allora, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Allora, votiamo l'immediata eseguibilità.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto. Punto 7. Sì. Allora passiamo alla discussione del punto 7, ad oggetto indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso gli enti, aziende ed istituzioni. Sua approvazione. Parola al Vice Sindaco, prego. Grazie Presidente, si tratta ovviamente, già insomma l'ha specificamente detto lei, si tratta di un indirizzo che dà il Consiglio Comunale per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso gli enti, le aziende e le istituzioni, e prevedendo ovviamente all'interno della delibera dei requisiti per poter essere incaricati e eventualmente poi per la revoca degli stessi incarichi. Quindi chiediamo al Consiglio Comunale oggi di deliberare, di stabilire che gli indirizzi di nomina, di designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e per la nomina e i requisiti relativi. Per la nomina e la designazione bisogna non trovarsi alcune delle condizioni di incandidabilità, essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, essere in possesso di una competenza adeguata per l'incarico da ricoprire risultante da un apposito curriculum e conoscere a fondo la realtà locale negli aspetti socio-economici e culturali. Impegnarsi ad esercitare le funzioni in modo obiettivo e disinteressato, non avere incarichi di consulenza presso l'ente, l'azienda o l'istituzione per la quale è disposta la nomina, impegnarsi a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio Comunale, agli indirizzi stabiliti dall'amministrazione per l'ente, l'azienda o l'istituzione a cui la nomina si riferisce e, quindi essere e poi essere residenti nel Comune di Sant'Agata dei Goti. I soggetti nominati non dovranno essere in rapporto di coniuge, parentela, affinità con il sindaco entro il terzo grado. Qualora nelle norme di riferimento fosse prevista anche la presenza della minoranza, questa dovrà essere rappresentata. Deve essere data adeguata rappresentanza alla parte femminile. Questa è una cosa che ci fa piacere, ci allieta. Il sindaco, prima della nomina, anche se qua già siamo parecchie rappresentanti delle donne, devo dire la verità, il sindaco prima della nomina e designazione deve consultare i capi gruppo consiliari. Ovviamente per la revoca dei rappresentanti saranno revocati quelli che senza giustificato motivo non prenderanno parte almeno 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti e quando venga a mancare uno dei qualsiasi dei requisiti richiesti per la nomina, quando venga meno il rapporto fiduciario con l'organo che ne ha disposto la nomina. Il provvedimento per la nomina dovrà essere motivato e anche quello per la revoca e quindi si chiede a questo Consiglio di deliberare su questo atto di indirizzo e di dichiarare conseguenzialmente la presente deliberazione immediatamente eseguibili. Grazie. Ok, ci sono interventi su questo punto? Possiamo passare alla votazione? Sì. Prego, possiamo procedere? Prego. Allora, proviamo su questo punto per la definitiva approvazione del punto 7 ad oggetto indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso gli enti, aziende ed istituzioni. Approvazione. Prego, consigliere. Allora, diciamo per punto all'ordine del giorno, anticipare, visto la dichiarazione di voto, votiamo contrario con una motivazione ben precisa. Prima di tutto facciamo gli auguri a chi dovrà essere nominato, visto che abbiamo già letto dalla stampa locale chi saranno i potenziali nominati.
quindi hanno anticipato, la stampa locale ha anticipato le future scelte di questa amministrazione. Noi in passato, assumendoci le responsabilità, abbiamo dato rappresentanza istituzionale a chi ha condiviso il programma amministrativo e le linee di mandato di governo, e non abbiamo mai consentito di dare eventualmente dei contentini a chi che sia, ma sempre dignità politica, autorevolezza e autorevolezza alla rappresentanza istituzionale a tutti gli effetti e livelli. Quindi, per quanto ci riguarda, questo regolamento che dà la possibilità di nominare esterni alla rappresentanza istituzionale non lo condividiamo. Avremmo preferito che tali rappresentanze fossero svolte dal sindaco senza abdicare, oppure quantomeno dai componenti della giunta o della maggioranza eletta dal popolo. Quindi votiamo, come preannunciato, contro questo regolamento. Perfetto, prego. Volevo, volevo solo io fare pure io la dichiarazione di voto. Allora, io non lo so, non lo so se ci sono, sì, perché voglio dire, sono direttamente interessato, quindi nel momento in cui io non so se ci sono indirizzi di stampa, cioè cose che già danno delle indicazioni. Per quanto mi riguarda, noi come metodo, qualora ci siano, diciamo, le possibilità, vogliamo integrare un po' tutti quelle persone che hanno partecipato praticamente alla campagna elettorale con noi. Quindi se ci sta la possibilità ed hanno, diciamo, le caratteristiche, i requisiti per essere nominate, noi diamo queste indicazioni. Giusto per essere, diciamo, sempre per non essere polemici, la scorsa legislatura, sindacatura, sono stati praticamente sostituiti. E vabbè, questo la prossima volta, quando vincete voi, allora questo è un metodo, il nostro metodo è diverso. In questo momento il metodo vostro è uno, il metodo nostro è un altro. Quindi voglio dire, però al momento io non ho pigliato ancora nessuna decisione. Se qualche giornalista l'ha scritto, voglio dire, è una sua libera interpretazione. Prego, Aveva già parlato. Va bene, mettiamo in votazione il punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Due contrari, astenuto nessuno. Il punto è approvato. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Due, astenuto nessuno. Il punto è approvato a maggioranza. Chiuso il penultimo punto, passiamo alla discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno. Ad oggetto Commissione legge 219-81, elezioni componenti esterni. Questo è un punto che abbiamo rinviato la volta scorsa, legittimamente, come tutti conoscono, per cui abbiamo riaperto il bando, ci sono stati nuovi partecipanti, per cui può essere votato solo chi ha partecipato al bando, e voglio ricordare ai consiglieri che possono esprimere una sola preferenza, un solo nominativo, una sola designazione, sapendo che i componenti di questa commissione è composta da 4 componenti, di cui 3 di espressione della maggioranza e 1 della minoranza. Sì, gli espiratori Buzzo e Lombardi, vai, lavorate. Sì, allora con l'iscrizione di questo punto all'ordine del giorno praticamente siamo chiamati a nominare la cosiddetta commissione terremoto. Infatti, vista e richiamata la legge 219 del 1981 e le sue successive modifiche e integrazioni, che stabilisce quanto segue: i contributi di costruzione e di riparazione dei fabbricati, di cui agli articoli 9 e 10, sono concessi unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare con provvedimento del sindaco, su domande dell'interessato, previo parere della commissione di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono elette appunto dal Consiglio Comunale con voto illimitato. Sono composte da 4 membri, di cui almeno 2 tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato, e dovrà garantire la presenza di una rappresentanza delle minoranze.
Quindi da qui poi la legge specifica in modo particolare dell'importanza di tale commissione e quindi abbiamo ritenuto opportuno nominarne una sola, perché in base alle domande, agli atti, basta una sola commissione. Prima addirittura ne erano previste pure tre, però abbiamo ritenuto opportuno, perché vista la mole delle domande che stanno in esaurimento, nominare una sola. Infatti così, considerate che poi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Agata dei Goti, attesa la necessità e urgenza anche al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, di procedere al rinnovo dei componenti della Commissione di cui gli articoli 18 e 19 della legge 76 del 90 da parte del nuovo Consiglio Comunale, dato atto che con la delibera numero 11 del 18 gennaio 2021 la Giunta Comunale ha dato direttiva al responsabile dell'area tecnica di avviare il procedimento per il rinnovo della Commissione previsto dall'articolo 14 della legge 219/81 e successive modifiche, di procedere alla ricerca e acquisizione di idonee candidature alla nomina di componenti esperti della Commissione di cui sopra da sottoporre al Consiglio Comunale, di provvedere all'UOPO alla pubblicazione di apposito avviso pubblicato rivolto ad esperti in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie per la nomina a componenti esperti della predetta Commissione. Visto che con due successivi avvisi pubblici il responsabile dell'area tecnica ha acquisito e trasmesso l'elenco delle domande pervenute per la nomina a componente tecnico esterno alla Commissione, ex articolo 14 della legge 219 del 1981 e successive modifiche, ha acquisito pure il parere di ruralità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del testo unico 267 del 2000. A questo punto direi, chiedo al Presidente di aprire la discussione e porre successivamente le operazioni per la votazione. Grazie. Scusate,
Possiamo, se non ci sono altre comunicazioni, la parola al sindaco per ultime comunicazioni, prego. Sì. Allora, volevo, in conclusione del Consiglio Comunale, volevo fare soltanto delle comunicazioni al Consiglio e ai cittadini che stanno in ascolto. È stata approvata la progettazione per l'installazione di un ascensore sul Palazzo Comunale che consentirà l'accesso agli uffici al secondo piano a tutti. Riteniamo che questa sia una scelta di civiltà per permettere anche ai disabili l'accesso agli uffici comunali. Un'altra cosa che è stata fatta, è stato finanziato con decreto un progetto presentato al GAL Taburno che riguarda un percorso ciclopedonale per il condotto carolino. Abbiamo anche dialogato con la sovrintendenza di Caserta, che ringraziamo, e abbiamo ottenuto il posizionamento del prefabbricato sede dell'unità operativa per la protezione civile in piazza Giovanni Paolo II. In questo caso stiamo predisponendo il progetto perché poi la sovrintendenza ci ha dato alcune indicazioni per come deve essere impiantato questo, quindi tre cose importanti che ritenevo utile comunicare a tutti. Grazie sindaco, grazie a tutti voi. I lavori sono considerati conclusi, la seduta è sciolta. Buona giornata. Grazie al comandante di vigile che ci ha assistito.